Questo libro è la storia di un sogno che feci tanto tempo fa, dove accadde d'un tratto che una tempesta di meteoriti si scagliò sulla Terra, creando un po' di disordine nella vita quotidiana di questo mondo. Le strade in quel sogno lì si cancellarono, anche le memorie dei computer si smagnetizzarono ed alcune tracce che segnavano spostamenti e modi di vita quotidiana si mischiarono tra loro, facendoci perdere l'orientamento, la comunicazione, il senso del nostro vivere quotidiano. E poi ricordo anche, seppur in maniera sfocata, che gli abitanti del Polo Nord d'un tratto si ritrovarono seduti vicino agli abitanti delle risaie dell'Est, mentre gli abitanti di alcune città dell'Ovest si ritrovarono insieme ai pescatori dei mari del Sud. Subito mi domandai come avrei fatto per continuare a vivere, perché vivere ci era ancora stato concesso. E quindi occorreva ripartire immediatamente con qualche cosa in qualunque direzione. Ma soprattutto, ciò che mi spaventava maggiormente era il pensiero di come avrei fatto a comunicare con un mio simile se non avesse parlato la mia lingua. Per questo mi sbrigai a sognare subito dopo che, in quel caso lì, e non potendo più utilizzare né telefono e né computer, mi avrebbe sicuramente fatto comodo un bel libro, ma forse ancora meglio un buon abecedario, sopravvissuto alla tempesta e con tante parole buone che mi avrebbero aiutato. E se per qualche altro infausto motivo quel libro lì non lo avessi potuto conservare, mi sarebbe bastato il suo ricordo e poi avrei messo insieme le lettere che avrei ricordato. L'abecedario del buon terrestre è un albo illustrato per l'infanzia che contiene 21 tavole che illustrano 21 parole che sono state scelte e donate da 21 persone che volevano a sua volta conservarle nel futuro per ricordare ai nostri bambini e alle nostre bambine anche del legame profondo con il nostro pianeta, con la nostra madre terra.